Nasce parte Electric City, il car sharing elettrico di Volvo, car sharing elettrico di quartiere. Siamo a Milano Porta Nuova, al Volvo Studio Milano, presentiamo appunto Electric City, un progetto di cui avevamo annunciato, avevamo iniziato a parlare qualche mese fa, 15 vetture completamente full electric a disposizione di chi risiede nel quartiere di Porta Nuova, quindi privati, aziende, ma anche di chi arriva, di chi passa dal quartiere di Porta Nuova e vuole utilizzare questo car sharing, una sorta di garage a disposizione appunto di chi ama sentirsi parte attiva del processo di sostenibilità e di transizione ecologica. Naturalmente Volvo abbraccia questi temi con grande serietà e con grande convinzione, e dunque saranno al momento 15 le XC40 e le C40 completamente elettriche a disposizione del pubblico. Con una semplice app sarà possibile prenotare queste vetture e poterle utilizzare da un'ora fino a una giornata intera, fino a qualche giorno. Alcuni dati molto interessanti sono che il car sharing sta diventando una realtà importante. Naturalmente Volvo vuole dare un messaggio molto chiaro alla città, lo vuole dare con le proprie produzioni di auto elettriche. Volvo lo aveva già annunciato dal 2019 in avanti, tutte le vetture che sarebbero lanciate avrebbero avuto a che fare con la elettrificazione, e dopo il grande successo dei nostri plug-in hybrid, specificatamente su XC40 e XC90, adesso è la volta delle grandi full electric. Una sostenibilità che per noi è molto importante, assieme naturalmente alla nostra bandiera da mantenere sempre altissima, quella della sicurezza. Sostenibilità vuol dire anche concretezza, vuol dire anche dati molto importanti. Vi racconto due cose su questo car sharing molto interessante. La prima è che, differentemente dai noleggi a breve termine normali, non sarà necessario riportare la vettura carica, le vetture avranno sempre consegnate ai clienti già cariche, e saranno poi ricaricate successivamente una volta che il cliente avrà riportato la vettura al garage di Electric City. Un dato anche molto interessante: abbiamo fatto un calcolo perché, ripeto, è molto importante essere concreti quando si parla di sostenibilità. Queste vetture avranno un chilometraggio naturalmente annuale, lo abbiamo calcolato, un chilometraggio medio, e trattandosi di vetture full electric avranno emissioni di CO2 zero. Bene, in un anno abbiamo calcolato che questo car sharing sarà in grado di consegnare al quartiere di Porta Nuova e alla città di Milano un risparmio di emissioni di CO2 che è all'incirca di 30 tonnellate all'anno. Questo è un valore estremamente concreto, un valore che è molto importante per la città, un valore concreto ma anche simbolico, con cui noi intendiamo confrontarci, perché la sostenibilità deve essere qualcosa di concreto, qualcosa di molto serio. Electric City è la dimostrazione che l'unità di intenti tra una multinazionale, quella che noi siamo, ma anche di un'azienda privata molto importante come Coima, insieme a quelle che sono le amministrazioni locali, in questo caso il Comune di Milano, ebbene, questa è la dimostrazione che la collaborazione di queste tre entità può portare dei risultati straordinari, di servizi ai cittadini, ma anche di sostenibilità.